Maria Luisa, qual è il programma di oggi? Allora, oggi andiamo a vedere prima un'azienda vinicola, la Loredan Gasparini, e poi andiamo da Pinarello, conosci? Il top delle bici. Esattamente, continuano a vincere campionati in tutto il mondo. Andiamo a vedere loro. L'Isplan presenta... Senti, ma il ciclismo com'è? Si vive bene? Fausto, suo padre le ha dato questo nome in onore di Coppi oppure è stato un caso? No, non è stato assolutamente un caso. Fausto è Fausto Coppi. Mio papà ha corso con Fausto Coppi, non era forte come lui, infatti lui non ha vinto la maglia rosa ma ha vinto la maglia nera. E sicuramente è diventato più famoso per una sconfitta che non per una vittoria. E tutto è partito dalla maglia nera praticamente, tutta la storia della nostra azienda, del nostro marchio. E io l'ho interpretata anche un po' così, il fatto che da una sconfitta, un po' l'orgoglio personale di dire vabbè, io sono arrivato ultimo al Giro d'Italia, ma voglio fare le biciclette per vincere il Giro d'Italia. Questo impero, questo colosso, parte tutto da una maglia nera. Ci racconta un po' la storia di suo papà, di quel giro mitico. Credo, sono quasi sicuro, lui abbia pensato al fatto, se io arrivo 30esimo, 40esimo al Giro d'Italia, probabilmente non si ricorda nessuno di me. Mi sembra che all'epoca si guadagnassero dei soldi per l'ultimo in classifica. Lui ha approfittato di questa cosa qui, del fatto che si guadagnassero dei soldi, vinse la maglia nera e fece un giro d'onore con Mitico Magni, Vigorelli, arrivando ultimo al Giro d'Italia, con lo stesso tifo, gli stessi applausi del primo in classifica. Allora, questa è la firma di Egan Bernal, che con questa bicicletta ha vinto il Tour de France nel 2019. Adesso non per dire, questa bicicletta invece ha vinto il Giro d'Italia nel 2018, e quest'altra bicicletta ha vinto sempre il Tour de France, però nel 2017. Insomma, mia male, direi. Dove è venduta la Pinarello adesso? In tutto il mondo? Quando sono arrivato io nel 79, si vedevano già in Germania piuttosto che in Austria, in Svizzera, quindi nei paesi più vicini a noi. Nel 84 ci hanno conosciuto, perché negli Stati Uniti aveva vinto un'Olimpiade con un americano, nel 1984 a Los Angeles con Alice Greuel. Rosa, bello da femmina. Così sembra più una rapper fallita. In quanti paesi? La nostra produzione si aggira attorno ai 25.000 pezzi e siamo presenti in 75 paesi al mondo, di questo ne siamo molto orgogliosi. Credo anche per il fatto che siamo riusciti a lanciare questo messaggio della bicicletta da corsa. Sono ancora convinto che la cultura della bicicletta da corsa sia italiana piuttosto che francese. Le vostre bici sono di una qualità eccelsa, c'è genio, estro, c'è tanto studio. Riusciamo a fare molte più forme adesso con questi compositi, studiando cosa? La leggerezza, quindi il materiale molto più leggero, e l'aerodinamica, che è molto importante. Questo famoso DNA che mio papà ha cercato di tramandarmi e io sto cercando di continuare in questo suo percorso. È molto importante avere soprattutto degli atleti disponibili a darci immediatamente un feedback, e questo è molto importante. Chris Froome è sicuramente, essendo 10 anni che corre con il team, il rapporto che abbiamo con lui è pazzesco. Anche Bradley Wiggins, con lui abbiamo fatto il primo manubrio in titanio sintetizzato, scannerizzando proprio la sua figura in posizione e creando un manubrio appositamente per lui. Adesso l'abbiamo fatto per Chris Froome, per Bernal, per Geraint Thomas, per Elia Viviani, per Filippo Ganna, italiano. Non mi muovo, sto immobile.
Ma quindi questo esattamente adesso che cos'è che fa? Com'è che per funziona? Vedere la misura del tuo cavallo, per poi riportare la misura sulla bici per il telaio ideale. Per un atleta poi professionista, quanto veramente puoi fare la differenza questa cosa? Beh, diciamo che è fondamentale per un atleta avere una bici su misura, quindi si parte da qua. Adesso misureremo l'altezza del cavallo tramite questo strumento. Che è il punto di partenza per creare poi la bicicletta su misura. È fondamentale anche per un amatore avere la bici su misura. Quindi praticamente uno sta quasi in posizione orizzontale. Qui abbiamo riportato le tue misure appunto per poi proporti il telaio ideale per te che andrai ad acquistare. Avevo giusto 12.000 euro, non sapevo come spenderli. Beh, è un ottimo investimento. Una favola più bella forse è difficile da raccontare, perché da una sconfitta è nata veramente una storia da prendere come esempio. Beh, una storia a lieto fine, ma allora devo premettere una cosa che è molto importante, anche che la fortuna non manchi. Questa è una parte importante sia nella vita che nel lavoro. Sono convinto al 100% che il sogno di mio papà si sia avverato. Un film all'americana a lieto fine. Sono quasi convinto che lui possa essere contento di questo lavoro che ha iniziato e che è partito tutto da una sconfitta, ma soprattutto dalla sua passione per le biciclette da corsa. Io spero di fare il meglio. LiftPlan vi ha presentato Alla ricerca delle eccellenze del Veneto.